Buonasera a tutti e benvenuti al Dolomiti Hub. Io sono Walter Moretto, il responsabile del nostro bellissimo spazio e sono qui con Luca Feltrin di We Europe SRL e Giulio Mattiazzi di Sherpa SRL e Università di Padova. Ciao ragazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Walter. Allora, eccoci finalmente al nostro webinar. Mi prendo un paio di minuti per presentare il Dolomiti Hub prima di tutto. Il Dolomiti Hub è uno spazio di circa 1400 metri quadri ricavati da uno spazio, da un opificio industriale e commerciale convertito in centro multifunzionale a carattere culturale. In senso lato, accade questo in zona industriale, in una zona industriale del nord-est italiano, in provincia di Belluno, area interna e montana. Il nome Hub per noi vuole concretizzare l'immagine di un nodo, di una rete e un incrocio di flussi provenienti da tanti ambiti: culturale, artistico, educativo, formativo, lavorativo, imprenditivo, ma anche sociale, turistico, ambientale, e poi dalle direttrici che si intersecano. Per cui dalle direttrici locali a quelle nazionali e perché no europee. Dolomiti Hub richiama il forte legame del progetto con la comunità di riferimento e l'impegno ad offrire ad essa opportunità affinché il territorio diventi più vivibile ed attrattivo e contrasti i problemi del nostro territorio, che sono lo spopolamento in corso e la dispersione, in particolare dei giovani talenti. Il nostro spazio di 1400 metri quadri è nato da poco, è nato da agosto dell'anno scorso. Da allora abbiamo rigenerato una parte, una piccola parte. E proprio in questi giorni stiamo cominciando a rigenerare la maggior parte dei nostri spazi. Quindi abbiamo ed avremo spazi co-working, co-office, sale formative, un bar con piccola ristorazione, quale luogo centrale e aggregativo. Avremo una sala polifunzionale con palco e quinte, dove poter fare ogni genere di spettacolo, ma anche attività, per cui teatro, cinema, concerti e quant'altro. E ecco, Dolomiti Hub vuole essere un luogo dove rinsaldare i legami con la comunità locale e sviluppare un senso di appartenenza non autoreferenziale, ma fondato sulla sperimentazione di una coesione sociale effettiva e dalla potenzialità dell'unione di più forze e dalla sinergia delle loro competenze ed esperienze. Quindi Dolomiti Hub è una piattaforma reale di aggregazione, collaborazione, contaminazione, anche se è un termine che oggi vietato usare, dove il percorso di organizzazione è aperto alla partecipazione e al contributo di tutti, siano risorse umane del territorio oppure esterne. Per cui insieme tutte queste persone danno vita ad un laboratorio dinamico di innovazione sociale, dove trovare e proporre opportunità di crescita personale e collettiva, ma anche culturale ed economica in tutti gli ambiti che ho cercato di descrivere prima. Dolomiti Hub conta una cinquantina di hubber. Li chiamiamo così i nostri promotori, i nostri partecipanti all'iniziativa. E grazie a tutti questi hubber che hanno estrazioni ed origini completamente diverse, riusciamo ad offrire servizi per il territorio sempre più ampi e sempre più vari, fra cui appunto questa attività di cui il webinar che stiamo per cominciare. Alla fine il Dolomiti Hub, quel che voglio realizzare è una vera e propria accademia di comunità, dove poter dialogare e collaborare per la promozione di una cittadinanza attiva fra tutti, dalle associazioni alle amministrazioni, alle imprese, ai singoli cittadini. Questo in qualche parola il Dolomiti Hub. Ora, Luca, parola a te. Sì, grazie Walter, buonasera a tutti. Non rubo troppo tempo perché abbiamo già un webinar bello intenso di attività. Mi presento velocemente, io sono Luca Feltrin, uno dei soci fondatori di WeEurope. Dopo avremo il piacere di sentire il mio collega che entrerà più nel merito di alcuni interventi del webinar. Noi siamo una startup innovativa che si occupa essenzialmente di progettazione complessa e di sviluppo territoriale integrato. Forniamo vari servizi a enti pubblici e aziende per quanto riguarda il supporto agli investimenti o anche servizi per l'europeizzazione. Ma quello che più ci può interessare oggi è che, diciamo, l'innovazione sociale, il co-design, un supporto che noi forniamo per quanto riguarda i processi partecipativi attraverso la nostra piattaforma di co-design collaborativo,
che si chiama Mosaic, e che adesso insomma vi spiegheremo nei prossimi passaggi, e poi chi avrà il piacere di partecipare al laboratorio potrà vedere insomma e toccare con mano. Bene, Giulio. Buonasera Walter, buonasera Luca, buonasera a tutte e a tutti che ci stanno ascoltando, è un piacere essere qui con voi questa sera, grazie per l'invito. Grazie a te, Giulio è vicepresidente di Sherpa SRL, che è uno spin-off dell'Università di Padova, e nonché docente del Master dello Sviluppo Locale e Sostenibile all'Università di Padova, al Dipartimento di Scienze Politiche, e sarà nella fattispecie il facilitatore di tutto il percorso partecipativo che andremo a introdurre. Sì, bene. Assolutamente, Walter, per me è un grande piacere, sono molto interessato ad accompagnare questo gruppo di persone che sarà insieme a noi durante il percorso che appunto questa sera conosceremo. Dico anch'io due parole giusto di presentazione, grazie per avermi presentato. Io sono un po' un accademico atipico, mi piace definirmi accademico di strada, caro Walter, perché diciamo che dall'inizio, quando ho avuto il privilegio di poter condurre un percorso di studi e di cominciare a collaborare con un'università così prestigiosa come quella di Padova, provenivo però da un percorso dal sud del mondo, dove ho imparato che l'università ha un ruolo, diciamo, sociale importante, che non è solo quello di formare le persone o di fare ricerca per le grandi imprese, ma anche il ruolo di aiutare i cittadini e le cittadine ad avere una qualità di vita migliore, ad evitare che le malattie si diffondano, ad evitare che a migliorare, diciamo, la qualità dell'ambiente, a ridurre l'inquinamento, a recuperare in sostanza quei gap sociali che molto spesso viviamo nelle nostre realtà. Per fortuna in Italia stiamo meglio che in tanti altri paesi, però all'interno del nostro paese sappiamo che ci sono anche delle disparità molto grandi. Tra queste naturalmente la disparità tra le aree centrali, quelle più industrializzate, le aree urbane e le aree interne cosiddette, soprattutto le aree montane. Da qui, diciamo, l'entusiasmo con cui condividiamo questa esperienza, questo percorso. Sherpa SRL è in realtà uno spin-off universitario, quindi è una impresa, una società a responsabilità limitata, che nasce all'interno di un percorso universitario centrato sul Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali a Padova. E il nostro obiettivo, anche noi siamo un hub a tutti gli effetti, siamo un nodo generativo di saperi esperti che però vogliono applicare azioni concrete sul campo. Quindi cerchiamo sostanzialmente di portare sul territorio, nei territori, quelle conoscenze che sviluppiamo all'interno dell'università, mettendole a disposizione degli enti locali, delle imprese, delle associazioni, del volontariato, delle comunità, insomma, in generale, affrontando naturalmente i temi della sostenibilità, l'utilizzo delle tecnologie, il miglioramento della qualità della vita delle persone, con un approccio scientifico fondamentalmente. Intendiamo in questo anche in quanto impresa, tutto sommato siamo una piccolissima impresa, una piccolissima startup, però intendiamo generare comunque valore economico e anche valore sociale. Cioè, crediamo che lo sviluppo sia fatto esattamente di questo, cioè dalla generazione di valore economico, quindi di soldi, perché abbiamo bisogno anche di risorse economiche, che però deve andare di pari passo con la generazione di valore sociale, che vuol dire benessere, che vuol dire qualità dell'ambiente, della vita, vuol dire educazione, salute per tutte e per tutti. Ecco, con questo spirito affrontiamo con molto piacere questo percorso. Grazie Walter, grazie a tutti per l'accoglienza. Beh, grazie a te Giulio, per noi è un piacere e un onore. Ormai Giulio è parte della nostra squadra da tempo, ti tocca fare anche questa, vivere per il Dolomiti Hub. Allora, siamo al punto in cui possiamo introdurre il progetto.
Il progetto è nato, ecco, nell'alveo di questa batteria di servizi che abbiamo costruito come risposta ai bisogni del territorio, per cui il Dolomiti Hub fornisce molti servizi anche per la pubblica amministrazione, fra cui servizi informativi, ma anche gestione di bandi, facciamo gestione di avvisi pubblici, rendicontazioni, servizi di comunicazione. Quindi ecco, cerchiamo di rispondere anche a questo tipo di bisogni. Nasce in questo alveo questa possibilità, ecco, all'interno del mondo della rigenerazione urbana. È chiaro che il Dolomiti Hub è uno spazio rigenerato che va a rigenerarsi, per cui ci stava bene. Noi ci crediamo in questo progetto, ci crediamo tanto perché sappiamo il valore delle relazioni. La rigenerazione urbana e territoriale è prima di tutto un fatto relazionale e poi architettonico e urbanistico. Per cui l'amministrazione comunale di Fonzaso, in provincia di Belluno, ci ha affidato questo incarico per andare a ragionare sulla rigenerazione urbana di una scuola elementare, di una delle frazioni di questo comune, che è la frazione di Arten. È una scuola elementare storica nata agli inizi degli anni 60, che quindi ha accolto generazioni e generazioni di bambini poi diventati adulti. Il processo di rigenerazione intende quindi ridurre i fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale e quindi anche migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In questo l'amministrazione comunale ha avuto l'intuizione di ridare vita nuova allo stabile, a questa scuola, seguendo la nuova visione di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, quindi promuovendone e agevolandone la riqualificazione. Noi abbiamo quindi proposto il nostro percorso di rigenerazione che verrà costruito in due fasi distinte, una prima fase in cui vi sarà un gruppo composto da Haber, quindi il gruppo Dolomiti Hub, che farà un grande processo preparatorio per la seconda fase, nonché andrà a produrre vere e proprie proposte di rigenerazione anche con messa in grafica. E poi una seconda fase in cui verrà creato un gruppo, Rigeneriamo Arten, che sulla scorta del lavoro di base costruito dal Dolomiti Hub andrà in forma partecipata e rappresentativa del territorio a trovare alla fine del percorso delle soluzioni di possibile rigenerazione di questo edificio. Allora, in questa rapidissima panoramica, credo che la cosa più importante da fare all'inizio è vederla questa scuola. Quindi, scusate ragazzi, scusa Giulio, io ti faccio uscire dalla diretta, poi tornerai. Ci rivediamo tra pochissimo, certo. Perfetto, per un mero fatto di gestione di tutti gli utenti del software, che dobbiamo un attimo limitarci rispetto al numero di persone in diretta, quindi farai entrare il nostro architetto alpino Nicola Chiavarelli. Ciao Nicola. Ciao Walter, ciao Luca. Ciao Nicola. Guarda, ti ho già chiesto, più che architetto alpino, che sembra che architetto delle terre alte, prego, così sdoganiamo questa scherzo, dai. Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Guardate, scusami Nicola, vai, scusami Nicola, vai. Volevo dire insomma che Nicola è qui, è un Haber da sempre, dall'inizio, e rappresenta tutto il gruppo di architetti che seguirà questo progetto, perché all'interno del gruppo Dolomiti Hub ci sarà questa componente importante, quindi è portavoce, ecco, di un gruppo formato da Giuliana De Cesero, da Cinzia Gallina, da Claudio De Lucchi e da Nicola Chiavarelli, che ci seguirà sia nella prima fase sia nella seconda fase per tutte le esigenze rispetto alla rigenerazione della scuola. Scusami, grazie. Se ti ho interrotto. No, va benissimo, figurati. Ecco, ti direi prima di, se puoi partire e postare la slide dove si vede Arten dall'alto, no? Così ci capiamo un attimo su questo aspetto. Allora attendi un attimo che abbiamo le connessioni, vediamo se si caricano le immagini. Ok. Purtroppo lottiamo con le connessioni. Questo è uno dei gap da superare per avvicinarci sempre di più
alla connessione globale. Beh, insomma, mentre aspettiamo l'immagine, io intanto mi porto avanti con quello che è una riflessione, perché fra 3 mesi compiremo un anno come Dolomitia, perché in agosto faremo il giro di Boa. Io sono architetto, rappresento questo gruppo di lavoro, siamo in 4 professionisti. Devo dire che ascoltare Giulio, Luca, Walter e molti altri miei colleghi Haber è sempre molto interessante, perché mescolare la professione di architetto, finalmente dico per parte mia e so per parte anche dei miei colleghi, anche all'aspetto sociale, all'aspetto economico, all'aspetto comunitario, territoriale, è l'apice. Io sono molto contento. Ecco, allora... Questo progetto per noi di Dolomiti Hub è veramente molto molto interessante, capirete, un grande punto interrogativo, e deve essere così, perché altrimenti non avremmo aperto questa interessante call, no? di questo progetto, perché non è un argomento facile. Ci troviamo in un'area interna del Bellunese, siamo in una situazione quasi direi di cerniera tra quello che è l'impatto nazionale che genera il Trentino turistico. Siamo proprio a confine con il Trentino orientale, e non siamo nemmeno nel Veneto industriale, quindi siamo in una zona, in un'area interna, in un'area cerniera, servita sì da una parte di strade, chiusa, diciamo, collocata tra 2 fiumi, che sono tra il fiume Brenta e il fiume Piave. Così, tanto per dare degli spot a chi spero da questa sera sarà con noi poi a lavorare su quelli che sono i sogni, le idee e l'aspetto generazionale di progettazione su questo oggetto. Allora, vi dicevo, siamo in il posto, l'edificio non è... Scusami Nicola, dimmi. Purtroppo la condivisione delle slide dirette sembra non funzionare, per cui se posso mandiamo magari a pieno schermo le foto in rapida sequenza, così che tutti riescono a vedere. Alla fine delle foto in rapida sequenza, che questo modo partiranno, magari riesci a ravvolgere il nastro e raccontarle, perché purtroppo la condivisione non funziona, per cui... No, ma senti, ma dimmi una cosa, ma mentre scorrono le foto posso commentarle, o vado via, vai giù velocissimo? No, purtroppo vanno rapidamente. Vai, allora condividi e facciamo le foto. Perfetto. Bene, allora se vi è rimasta un'immagine, e se no recuperatela nel vostro backup di memoria. Noi siamo quel tassello giallo in mezzo a quel grande prato verde che è il campo originale di Villa Tonello, che è una villa del XVI secolo con la quale abbiamo a che fare solamente dal punto di vista paesaggistico e come potenziale riferimento di qualità. Perché a proposito di qualità, lo dico come architetto senza tema di smentita, l'edificio non ha in sé grandi qualità, ma d'altronde dov'è la scommessa se non partire da un edificio così? È un edificio fine anni 50, diciamo sono circa 600 metri quadrati da rigenerare. Ecco. Al di là degli aspetti poi costruttivi o formali, che direi proprio salterei a pie pari a prescindere, la scommessa sulla quale vi invitiamo a lavorare come Dolomiti Hub è proprio capire un luogo così,
in questo posto, no? Tornate indietro come sequenza da questa zoomata che Cinzia aveva preparato, dove siamo partiti da un'area territoriale vasta e siamo scesi in mezzo alle campagne, in questo piccolo tassello di Arten, dove c'è questo edificio in mezzo ai campi, e da qui dobbiamo capire, a livello proprio di rigenerazione e di aspetto sostenibile, e un altro argomento, un'altra parola, scusate, che abusatissima se vogliamo, però per noi fondamentale, per noi che viviamo sulle terre alte o le terre di mezzo, come vogliamo, è la resilienza, ma una resilienza attiva, innovativa, perché non si può essere resilienti fermi, no? Ecco, quindi su questo aspetto Dolomiti Hub apre questo progetto assolutamente molto stimolante, aperto a 360 gradi, perché è chiaro che un'operazione così non può fermarsi ad avere un indotto sociale, economico, culturale ridotto alla propria comunità, ma dobbiamo ragionare ad ampio livello, insomma ad ampio spettro. Quindi avremo modo di confrontarci, spero, con molti di voi su questo aspetto e su questo progetto, che ha in sé buone potenzialità che dobbiamo però trovare, cercare assieme. Ecco, io direi che come abbozzo, Walter, per lasciare un po' di suspense sul lavoro successivo, direi che va bene così. Benissimo, ti ringraziamo, Nicola, del tuo intervento. A presto. Arrivederci, ciao. Ciao Nicola. Ciao, resto dietro, ciao Luca. Ok, eccoci qui. Quindi dopo la panoramica, abbiamo visto le foto velocemente, però insomma è in un posto bellissimo, la scuola, per cui si presta veramente a molte idee di rigenerazione. A questo punto io manderei direttamente, vediamo se riusciamo, la slide della prima fase, quindi la prima attività, il primo ciclo che verrà gestito direttamente dal gruppo Dolomiti Hub e da chi vorrà farne parte. Vediamo se si carica. Nel frattempo io faccio entrare Mattia Saieva. Luca, ci vediamo dopo. Benissimo, do il cambio al mio socio. Ok.
Scusate, ma abbiamo avuto un repentino calo di connessione che ci ha fermato tutti. Non è un problema. Ok, scusate. Buonasera. Non è mai successo. Ecco, Luca, introduco Mattia. Ciao Luca. Ciao. Eccoci qua Luca, vediamo se riusciamo a ripartire. Scusate, ma non era mai successo, la prima volta che succede. Grazie Walter, non preoccuparti. Intanto buonasera a tutti. Io sono socio di Europe SRL, un collega di Luca, e cercherò di illustrarvi brevemente un pezzo della prima fase del percorso che vi ha accennato prima Walter, che è essenzialmente l'inquadramento del problema, ovvero quello che noi chiamiamo problem frame e il dataset, ovvero che sono il punto di partenza di tutto questo processo partecipativo e sarà anche il punto di partenza anche per la fase 2, che sarà quella di coinvolgimento della cittadinanza o comunque del gruppo di lavoro, e quindi questa fase sarà importante ricordarsela anche quando spiegheremo la fase 2 essenzialmente. Molto brevemente, cos'è questo problem frame e cos'è il dataset? Allora, diciamo che uno degli aspetti che noi riteniamo importanti dal punto di vista metodologico per fare questo tipo di processi di coprogettazione o di rigenerazione urbana è cercare di inquadrare il problema anche attraverso delle evidenze oggettive, quindi partendo da dei presupposti che siano reali o comunque degli indicatori misurabili che ci possono dare la situazione di partenza. Quindi per dataset noi intendiamo un elenco di informazioni che possono essere anche risultato di statistiche piuttosto che ricerche sociali, piuttosto che anche il frutto di analisi qualitative, ma comunque che abbiano un fondamento quantomeno oggettivo, ecco. E cosa intendiamo invece per problem frame, quindi inquadramento del problema, è condividere, diciamo, qual è l'argomento per cui ci troviamo a partecipare a questo percorso partecipativo o comunque a questo percorso di lavoro, qual è il motivo che ci spinge ad agire per fare questo percorso, quindi il perché dobbiamo agire per in questo caso rigenerare un luogo non abbandonato, e anche cosa ci aspettiamo in qualche modo di a grandi linee dove vogliamo andare verso con questo percorso partecipativo, quindi cosa ci aspettiamo di ottenere da questo percorso partecipativo, che può essere banalmente delle idee progettuali, come in questo caso molto probabilmente, come possono essere anche banalmente uno studio, possono essere diverse le tipologie di output che possiamo avere in un percorso di questo tipo. Quindi questo molto brevemente è quello che noi intendiamo per problem frame e dataset, e questo tipo di attività verrà effettuato nella prima fase, ma sarà fa parte della prima fase appunto, ed è fondamentale appunto per invece avviare la seconda fase, quella di coinvolgimento della cittadinanza. Io su questa parte penso di essere stato abbastanza esaustivo, non tolgo altro tempo, visto anche il problema tecnico appena avuto, quindi... Sì, Mattia, sei stato chiarissimo, quindi ecco, nella prima fase, quindi il gruppo ristretto del Dolomiti Hub, una selezione di hubber, più chiunque voglia partecipare come esterno anche a questa fase, ecco, nella VP1 ci sarà la costruzione di un'idea, per cui lunedì 10 maggio alle ore 17, in due ore, verrà presentato il percorso formativo. Vi sarà la presentazione del contesto socio-territoriale di riferimento e lo screening dell'edificio. È un po' quello che ha fatto prima Nicola Chiavarelli, ovviamente in forma più approfondita e dettagliata, per riuscire a capire, a comprendere
quali sia l'oggetto da rigenerare. E oltre a questo, vi sarà quindi la presentazione dei primi dati che avremmo già raccolto per il dataset del territorio, che non so se vogliamo fare degli esempi, Mattia. Ad esempio, un dato è sapere, non so, il numero di giovani nel territorio rispetto alla popolazione globale. Questo è un dato che è importante sapere. Ad esempio, anche i servizi che possono essere, che ci sono presenti attualmente nel territorio, è un indicatore, perché ad esempio potrebbe essere un motivo per cui ragionare per rigenerare questo spazio e magari renderlo per sviluppare dei servizi che attualmente mancano sul territorio, ad esempio, ecco, faccio un esempio banale, potrebbe essere anche questo. Certo, ecco. Quindi è un lavoro di ricerca di base, quindi noi porteremo alcuni dati, dopodiché al termine di questa riunione vi sarà il mandato per tutti, visto quel che è il percorso formativo, di pensare, di ragionare durante il meeting, ma anche dal meeting al momento successivo, al meeting successivo, ragionare su quali nuovi indicatori possono essere utilizzati, quali nuove analisi mettere all'interno del carniere per ampliare la cerchia e quindi affinare meglio tutto il dataset di riferimento. Quindi vi è l'ingaggio e la richiesta direttamente ai partecipanti e al laboratorio. In un secondo momento, lunedì sabato 15 maggio, c'è la possibilità di visitare la scuola direttamente, quindi dalla carta passare al reale, fare un bel sopralluogo all'ex scuola, e qui ci saranno anche dei momenti molto belli, perché ci sarà una maestra che è Augusta Ardea Denato, che è del paese, che ha insegnato in questa scuola per tanti e tanti anni, ora in pensione, rappresenta un po' la memoria storica e può raccontarci anche quelli che sono i sentimenti attorno a quella scuola, cosa rappresenta per la popolazione, per il paese, e quindi diventa un elemento importante, ecco, per riuscire a ragionare su quello che può diventare la scuola. In più ci sarà l'antropologa Daniela Perco, nostra Haber, antropologa di riferimento, una delle più grandi esperte anche di Bali da Latte in Italia. Daniela Perco ci farà invece una panoramica rispetto al contesto socio-economico territoriale di riferimento. E sarà molto utile anche questo come strumento di ragionamento, diciamo così. Poi ci sarà anche lo gnomonista Giovanni Sogni, ossia un grande decoratore, e nella fattispecie di Meridiane, che andrà a raccontare l'affresco presente nella facciata, il dipinto a secco, scusate, presente nella facciata all'entrata della scuola. Quindi avremo anche la contestualizzazione di questa scuola all'interno del suo territorio di riferimento. Ovviamente questa seconda fase è aperta ai partecipanti. Chi non può recarsi presso il luogo perché è troppo distante, oppure perché magari possono intervenire dei limiti legati al Covid, ovviamente è facoltativa la visita, è un'opportunità ma è facoltativa. Quindi poi arriviamo al terzo momento, che sarà mercoledì 19 maggio alle 17, qui vi sarà la raccolta di nuovi dati per il dataset, delle nuove istanze da parte dei partecipanti, e quindi vi sarà la presentazione di questi nuovi dati che sono stati suggeriti, e verrà quindi composto in maniera definitiva tutto il dataset di riferimento per ragionare poi con la popolazione nella seconda fase. Al contempo, a seguito di questi 9 giorni che si separano dalla prima fase alla terza fase, quindi passando attraverso anche la visita della scuola, ci sarà il tempo per i partecipanti per poter già ragionare sulle tipologie, sulle forme di rigenerazione di questa scuola. Quindi in quel momento vi sarà la raccolta delle idee di rigenerazione. Al termine dell'incontro selezioneremo le idee attraverso un processo interno, e al lunedì 24 maggio, nell'ultimo momento, andremo quindi a presentare le prime ipotesi di rigenerazione uscite in maniera organica da questo gruppo Dolomiti Hub, trasversale di esperti, di non esperti, di chi vuole partecipare, proposte che poi ne faremo 3, che poi verranno anche messe in grafica dal nostro team di architetti, e verranno poi presentate come prima forma all'amministrazione comunale.
come prima forma di rigenerazione. Al termine di questo andremo poi verso la seconda fase. Prima di passare alla seconda fase, io inviterei uno degli hubber che partecipa al percorso della prima fase, il nostro Paolo Campagnano. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti, grazie anche a me per anche da parte mia, insomma, per l'invito questa sera. Allora Paolo, tu parteciperai al percorso della prima fase. Paolo Campagnano è il direttore di Impact Hub di Trento, quindi uno spazio co-working, ma non solo, è uno spazio co-office, è un incubatore, è un luogo dove c'è startup d'impresa, dove c'è consulenza d'impresa, vi è tutta quest'anima imprenditoriale viva e vivace. Perché partecipi e quale contributo porterai? No, esatto, appunto, noi come Impact Hub Trento, oltre a far parte e accompagnare il percorso di Dolomiti Hub dall'inizio, appunto, ci occupiamo a nostra volta, insomma, ci siamo occupati e abbiamo provato a nostra volta a fare dei percorsi anche di rigenerazione, anche lo spazio in cui siamo proprio a Trento era un edificio che in origine era un'officina di ricambio auto, adesso appunto è un centro come Dolomiti Hub che promuove lo sviluppo locale. E noi sono molto contento appunto di partecipare al percorso, anche perché il tema, diciamo, della rigenerazione è un tema che è molto affascinante in questo periodo, è anche molto, se vogliamo, quasi di moda. Incontriamo anche tanti giovani che sono molto appassionati al tema della rigenerazione, ma a volte si rischia un po' di sottovalutare quella che è anche la difficoltà di fare realmente rigenerazione, no? Perché comunque, appunto, come emerge anche da quella che è la presentazione di questa sera, fare rigenerazione di luoghi è un'operazione complessa, richiede tante competenze diverse, richiede che queste competenze debbano essere in qualche modo mescolate, e bisogna far sì che da tutti questi ingredienti diversi esca una ricetta che in qualche modo deve avere un impatto reale sul territorio e deve possibilmente essere appunto duratura nel tempo. E quindi penso che con questo progetto stiamo dando la possibilità anche a tante persone di cominciare a cimentarsi con un progetto molto concreto con quello che è appunto l'attività di rigenerazione, che è un'attività bellissima, soprattutto quando si parla di luoghi, perché parliamo della possibilità appunto di sognare insieme qualche cosa, ed è bellissimo sognare qualcosa, diciamo, legato a un luogo e provare appunto a dargli forma. E tanto più in questo momento, in questa fase che stiamo vivendo, il ripensare i luoghi è qualcosa di appunto di estremamente attuale. Oggi in radio sentivo appunto come nelle Canarie si siano dotati di spazi di co-working per accogliere turisti o nuovi flussi, eccetera. Sta cambiando tanto in generale quella che è la geografia, anche delle aree, non tanto quelle metropolitane, quanto delle aree non metropolitane. E quindi è proprio questo il momento anche di sforzare al massimo con le nostre sinapsi per far sì che si riesca a inventare qualcosa di nuovo, partendo da quello che è già stato, che è già esistente, diciamo, ma provando a mettergli un pezzetto in più per appunto creare dei servizi nuovi che guardino sia a quello che è il territorio, sia quella che è la comunità a cui fa riferimento quel luogo, ma tenendo sempre presenti quelle che sono le cosiddette reti lunghe, quindi tenendo ben presente, avendo ben presente uno sguardo che va al di là di quello che è la provincia di Belluno, al di là di quello che è il nostro territorio. Quindi penso appunto che sarà molto bello partecipare a questo laboratorio, quindi per questi motivi, e soprattutto penso che sia appunto un'opportunità di formazione, di sperimentazione che, adesso azzardo un po', però può valere più di qualche master, insomma. Quindi invito davvero tutti a partecipare, perché mettere le mani in pasta quando si parla di questo è molto più importante che leggere dei report.
Beh, ti ringraziamo Paolo, ti ringraziamo tanto per la tua partecipazione e anche per lo slancio, ecco, che hai, sempre persona positiva e piena di idee. Per cui grazie della tua partecipazione e ci vediamo al laboratorio. A voi, a lunedì. Ciao Paolo. Bene, a questo punto, per introdurre la seconda fase, ossia la costituzione di un gruppo Rigeneriamo Artein, composito da tutti i rappresentanti del territorio, intesi come stakeholder, ossia portatori di interesse, ossia figure che possono rappresentare il tessuto sociale in forma trasversale. Prima di far questo, se sei d'accordo Mattia, io manderei il piccolo video, c'è una piccola clip di Mosaic, quindi la presentazione della piattaforma Mosaic, che sarà lo strumento che ci agevolerà in questo percorso in forma semplice e adatta a tutti. Progetta i tuoi interventi in team partendo da dati oggettivi. Esalta l'intelligenza collettiva del gruppo per andare a fondo nell'analisi dei problemi e ideare soluzioni innovative e creative. Mosaic agisce come un mosaico, unendo i vari tasselli per un risultato la cui somma ha un valore maggiore delle parti. Nella pratica, unisce le idee di tutti per modellare decisioni comuni, generate dal valore di un gruppo di lavoro o di una comunità di cittadini, innovando le pratiche di partecipazione dal basso. Mosaic è un'app digitale capace di facilitare i processi di decision making e accompagnare ogni gruppo di lavoro verso le migliori soluzioni ai wicked problem. Mosaic Design è una metodologia innovativa ed è stata sviluppata unendo le potenzialità delle principali metodologie di analisi, progettazione e facilitazione. Analisi SWOT. Albero dei problemi. Design Thinking. Poly Honeycomb Canvas. Il gruppo di lavoro viene accompagnato da Mosaic nell'analisi del contesto per definire il principale elemento di criticità sul cui agire. Vengono sviluppate una serie di soluzioni coerenti con il problema identificato, mediante un processo generativo che stimola la creatività attraverso momenti di esplorazione e ricerca e fasi di sintesi. Mosaic, la logica dietro al design. Eccoci qui, piccola clip di Mosaic. Allora Mattia, io adesso proverei a condividere alcune slide che ti possono aiutare nel racconto generale del processo. Certo. Speriamo funzionino, perché prima non ha funzionato quelle della scuola, non è colpa nostra, ma ok, allora... Beh, intanto parlo finché provi a condividere. Allora, come avete visto dal video... illustra brevemente qual è, diciamo, lo strumento che è Mosaic, appunto, che utilizzeremo durante questa seconda fase del processo partecipativo con la cittadinanza. Diciamo che due parole su questo: essenzialmente le caratteristiche principali di questo strumento sono appunto essere data driven, si dice, ovvero essere guidato da un punto di partenza da dei dati oggettivi, e l'obiettivo che si pone, come avete capito anche dal video, è quello di sviluppare delle soluzioni condivise, che a volte non significa scoprire qualcosa di per forza innovativo, ma significa anche arrivare a un'idea condivisa, banalmente, magari delle idee che già esistono, però in maniera condivisa, e questo ha un valore molto importante, soprattutto per una comunità, insomma. Quindi lo scopo dello strumento è fare un po' questo. L'importanza del problem frame e del dataset è appunto che quel dataset è il punto di partenza per partire con Mosaic. Essenzialmente Mosaic... Scusami Mattia, non ce la facciamo, vai a dividere la slide. Vai tranquillo. Se vuoi puoi provare tu se vuoi, se ce le hai. Vuoi che provo a condividerle? Sì. Proviamo, dai.
Provo a condividere lo schermo. Sì. Share screen. Le vedete? No, devi selezionare la finestra. L'ho selezionata, mi dice che StreamYard condivide una finestra. Probabilmente non ce la fa. Sì, probabilmente abbiamo... Vediamo, eccolo qua. Eccoti le qua. Vedete? Sì, le vediamo. Ok, però devo stare sulle slide, vero? Sì, esatto. Ok, perfetto. Allora, come stavo dicendo appunto, e come avete visto anche dal video, il percorso costruito di un mosaic mette insieme diverse tecniche di progettazione, project design, quindi facilitazione, come design thinking ad esempio anche, e quindi mettendo insieme queste tecniche abbiamo costruito questo percorso, che è composto da 7 fasi che essenzialmente percorrerete con il gruppo, nella fase di partecipazione le faremo tutte quante assieme. Vi accompagnerà Giulio, che dopo magari vi racconterà le giornate, come saranno scandite per fare questi 7 passaggi, ma principalmente vi vado veloce perché il tempo è poco, ma si parte appunto da quei dati che abbiamo raccolto, che sono il problem frame, e vengono immessi all'interno di questo strumento, e gli utenti attraverso un dispositivo che può essere un tablet, un PC o anche un semplice telefonino, dovranno rispondere a 6 domande per ogni dato che abbiamo inserito all'interno di Mosaic. Questo ci permetterà essenzialmente di costruire un'analisi SWOT condivisa, quindi i punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce del contesto che stiamo analizzando, che sarà probabilmente ovviamente la scuola, il comune di Fonzaso e quant'altro. Questo è il punto di partenza, per poi proseguire con l'individuazione dell'incrocio dei diversi punti di forza, opportunità e minacce, per scegliere diciamo la strategia di intervento. In questo caso sulla slide vedete prevenire, che significa utilizzare i punti di forza per prevenire le minacce. Dopo aver individuato praticamente la strategia di intervento, quindi si identifica principalmente quello che noi possiamo chiamare l'elemento su cui il gruppo di lavoro intende sviluppare o analizzare bene il problema e sviluppare una soluzione. Di conseguenza, quello che ci si pone in questa fase è quello di individuare quali sono le cause e gli effetti dell'elemento di criticità. Quindi ad ogni partecipante viene chiesto di scrivere nel proprio dispositivo quali sono le cause che generano quel dato, diciamo, e quali sono gli effetti di questo dato considerato critico, ecco. Successivamente questi cause effetti vengono condivise con il gruppo. Sì, magari può succedere che ci siano anche dei doppioni o che magari alcune frasi non siano chiare. Con il gruppo si vanno a diciamo pulire, a definire meglio fino ad avere le cause e gli effetti definitive. E la fase successiva è l'albero di problemi, quindi al centro troveremo sempre il dato che abbiamo considerato critico o comunque su cui andare a migliorare, e quindi dobbiamo costruire l'albero di problemi, dove a sinistra mettiamo le cause e a destra gli effetti, e ordinandole anche per livelli, dalla causa più vicina al dato che stiamo appunto analizzando, fino alla causa più profonda e viceversa anche per gli effetti. A questo punto, banalmente, i partecipanti, questa è una fase che si fa insieme, quindi è una dinamica di gruppo. La fase successiva invece è un'ulteriore votazione, quindi dove le persone accedono alla piattaforma e possono andare a votare le correlazioni tra le cause di primo livello e gli effetti di primo livello.
Quindi praticamente il risultato finale sarà votare il ramo dell'albero, costruire una classifica, diciamo, di importanza, di coerenza tra le diverse correlazioni di primo livello che ci sono nell'albero. Quindi si va a identificare qual è il ramo dell'albero, diciamo, su cui vogliamo agire, sviluppare dopo la soluzione. Successivamente, invece, si costruisce l'enunciato, che non è altro che il point of view, quindi il punto di vista, che determina alla fine, lo vedremo dopo alla fine, chi sarà il beneficiario del progetto o dell'idea progettuale che verrà sviluppata, e solitamente è chi subisce l'effetto. In questo caso è un esempio abbastanza semplice. In questo caso le città d'arte hanno visto la riduzione dei volumi di lavoro perché è in atto l'emergenza sanitaria Covid, quindi la costruzione dell'enunciato è così composta. Il chi è, che è quello che dobbiamo decidere assieme con il gruppo, più l'effetto, quindi quello tra la correlazione che abbiamo individuato, è stato identificato un effetto e una causa, quindi l'effetto, perché e si mette la causa. E questo è l'enunciato e conclude la fase di analisi del problema. La fase successiva invece è quella di diciamo esplorazione e di soluzioni, è composta principalmente da due passaggi, che sono quello che noi chiamiamo come facciamo a, che potrebbe essere how might be, come potrebbe essere. E il concetto è immaginarsi, bisogna porsi delle domande per cercare di interrogarsi su come potremmo agire sull'enunciato che abbiamo appena costruito. Quindi possiamo, se in questo caso l'enunciato era le città d'arte hanno visto la riduzione dei volumi di lavoro per settore turistico perché è in atto l'emergenza sanitaria Covid, potremmo chiederci come facciamo a riportare i turisti nelle città d'arte dopo il Covid, come facciamo a sviluppare formule di turismo alternative. Ognuno dei partecipanti può nel suo dispositivo scrivere quali sono le domande che si vuole porre rispetto al punto di vista, all'enunciato che abbiamo costruito. Quindi è una fase di esplorazione in cui ci si interroga su come potremo agire sul problema che abbiamo identificato. A questo punto ci sono delle votazioni, in particolare gli utenti si troveranno tutte le domande che hanno proposto gli altri utenti, gli altri partecipanti al gruppo di lavoro, tranne le loro. Nel prossimo dispositivo si trovano tutte tranne le loro, ovviamente, e dovranno posizionarle in un podio, dove il primo posto darà 3 punti, il secondo posto 2 e il terzo 1 punto. Questo fa sì che si generi un'altra classifica, dove si vanno a identificare quali sono le domande che sono state ritenute più importanti e quali meno importanti. Se ne sceglie una e si porta avanti, e sarà la domanda a cui bisogna rispondere, ovvero sarà la fase successiva è quella di rispondere alla domanda che abbiamo scelto, diciamo. Quindi ognuno potrà sempre nel proprio dispositivo rispondere alla domanda che sarebbe, in realtà sarà la soluzione, l'obiettivo del progetto. Quello che è importante qui è magari formulare le risposte utilizzando verbi all'infinito e cercando di descrivere comunque la risposta, immaginando che in qualche modo si possa misurare questo tipo di, ad esempio, potremmo usare parole come aumentare, migliorare, aumentare la partecipazione di giovani, migliorare, che ne so, i servizi per i giovani, comunque usare termini all'infinito, perché ci aiutano poi a capire meglio qual è la struttura progettuale. L'ultimo passaggio invece sono delle votazioni tra tutte le soluzioni che sono emerse da tutti i partecipanti. La prima votazione è l'individuazione, sullo schermo compaiono tutte le risposte dei partecipanti tranne le proprie, se ne vanno a identificare massimo 2 a testa, quindi si fa una prima scrematura. Alla fine il gruppo individua quali sono le principali da portare avanti all'ultima votazione, che è una votazione invece per criterio di desiderabilità, fattibilità e finanziabilità. Questi criteri si intendono per desiderabilità, quella che
Ci piacerebbe di più proprio che il nostro desiderio, quale sarebbe il più desiderabile appunto. La fattibilità è intesa come dal punto di vista tecnico, ovvero che potremmo usare un termine che si usa molto spesso nella progettazione, immediatamente cantierabile, ovvero che se si decide di portare avanti quella proposta, dal giorno successivo possiamo implementarla. È finanziabile appunto se dal punto di vista economico è sostenibile, perché possiamo magari avere una cosa fattibile dal giorno dopo, ma magari è troppo costosa o viceversa. Quindi questi sono i tre criteri. L'ultimo passaggio invece è alla fine del percorso, compare questa specie di canvas rivisto, dove le celle in grigio sono già compilate dal percorso che abbiamo portato avanti, perché l'impatto non è altro che la domanda come facciamo a, però togliendoci il come facciamo, e l'obiettivo è la risposta alla domanda, cosa lo rende necessario, cioè il problema è la causa che avevamo identificato all'inizio del processo, e il per chi beneficiari è il point of view, quindi quando abbiamo costruito l'enunciato abbiamo anche definito il key. A questo punto, l'ultimo passaggio, questa è una fase di lavoro di gruppo, banalmente bisogna chiedersi quali sono i prodotti, cioè gli output concreti che, se utilizzati dai beneficiari, ci permettono di raggiungere l'obiettivo. Bisogna chiedersi quali sono le azioni per costruire questi output, e eventualmente quali sono i partner. Fatto questo, si prosegue con, si schiaccia un tastino, si ha la composizione finale del progetto, che non è altro, qua abbiamo messo in evidenza obiettivo generale, obiettivo specifico, output, risultati, attesi, attività, perché sono i quattro elementi del quadro logico, quindi della tecnica di progettazione più diffusa essenzialmente attualmente nel mondo del project management. Quindi è per mettere in evidenza che il risultato finale è una struttura di progetto iniziale, su cui dopo ovviamente bisogna fare la progettazione esecutiva dettagliata, insomma. L'ultimo passaggio, anche questo di gruppo, è la result chain, che sono gli indicatori. Quindi essenzialmente, se siamo partiti da dei dati oggettivi, possiamo anche banalmente, gli indicatori compaiono, non dico quasi automaticamente, ma se abbiamo un indicatore misurabile abbiamo una baseline e basta mettere un valore target. Ovviamente tutti questi campi sono modificabili, come vedete c'è la pennetta, e quindi si possono eventualmente aggiungere o migliorare gli indicatori, ecco. Questo è un po' tutto il percorso di Mosaic che farete in diverse fasi con facilitatore Giulio. Mi pare di aver detto più o meno tutto, e non mi dilungo altro, perché anzi sono già stato anche troppo lungo e adesso Walter si arrabbia. Ecco, sì, ti picchio. No, grazie Mattia della spiegazione. Mattia è stato molto tecnico e molto preciso nel processo. La cosa importante è che vengono utilizzati strumenti approfonditi, strumenti manageriali approfonditi, però l'utilizzo di questa piattaforma e la facilitazione di Giulio, che adesso facciamo entrare, permette di poter fare il processo, di poter percorrere il processo assieme, senza avere nozioni di base importanti dal punto di vista manageriale, ma è sufficiente avere come competenza una buona visione, ecco, di quel che può essere la rigenerazione della scuola e in generale una visione strategica, ecco, del futuro. Attraverso lo strumento riusciamo a far sintesi, è molto più difficile raccontarlo che viverlo, lo strumento Mosaic, e riusciamo a portare veramente a termine in poche ore di lavoro risultati che altrimenti necessiterebbero di molto più tempo e magari molte più competenze. Ma in questo, a farla da padrona, ci sarà il nostro facilitatore Giulio Mattiazzi. Ora Mattia, ti faccio uscire per un attimo, poi ci vediamo dopo. Allora Giulio, quindi siamo arrivati al termine della fase 1, quando
abbiamo costruito tutto il dataset necessario per popolare Mosaic e quindi partire con l'analisi SWOT di cui parlava Mattia, ossia partire veramente con l'attività di gruppo del gruppo Rigeneriamo Arte. Io adesso provo a condividere, vediamo cosa succede. Ok, funziona. Arriviamo alla fase 2.1. Eccoci qui. Sì, caro Walter, allora, innanzitutto va detta una cosa, permettimi, che alla base di questo bellissimo strumento che abbiamo sviluppato gli amici di We Europe in collaborazione anche con alcuni ricercatori di Sherpa, c'è una cosa che si chiama approccio maieutico reciproco. Non è una cosa che abbiamo inventato noi, è una cosa che è stata inventata da un signore degli anni 50 che si chiamava Danilo Dolci, che è considerato forse il più grande pacifista italiano, che ha sviluppato questa metodologia di indagine e di autoanalisi popolare, un'espressione che torna secondo me molto utile in questo momento. Cioè, l'approccio maieutico è un approccio che cerca di responsabilizzare delle comunità e degli individui nella soluzione dei problemi che hanno di fronte. E quindi attraverso un'esplorazione collettiva, fondamentalmente, che parte dall'esperienza e dall'intuizione delle persone che ne prendono parte. Quindi questo approccio è stato sperimentato, ci sono appunto studi che possono disponibili online, basta cercare Danilo Dolci e approccio maieutico, si trovano anche molti materiali online, ma attraverso di questo approccio noi abbiamo sviluppato Mosaic proprio per far uscire, diciamo, dall'esperienza e dalla condivisione delle esperienze di ognuno le soluzioni ai problemi che abbiamo nei nostri territori. Quindi questa è un po' la base di tutto questo lavoro. Quindi l'idea di condividere con le persone che parteciperanno. Qualcuno in chat ha scritto: chi è la cittadinanza? Ottima domanda. La cittadinanza è un qualcosa di talmente astratto che è difficile incontrarla per strada, e quindi le persone che parteciperanno saranno coloro che, come diceva Walter prima, dei portatori di comunità. A noi piace più l'idea dei portatori di comunità più che dei portatori di interesse, Walter. E dopodiché ci saranno delle persone che saranno invitate, delle persone che parteciperanno come uditori di questo percorso, che ha questa duplice funzione di cercare di risolvere il problema, cioè la rigenerazione dello spazio, e anche di essere un'esperienza utile alla formazione, diciamo, all'apprendimento di altri che magari non sono del territorio ma che hanno piacere di vedere. Il percorso lo stai condividendo in questo momento. Noi partiremo quindi il 27 maggio da questa condivisione un po' dei dati di partenza di questo problem frame, il quadro problematico, costruendo quindi un database fondamentalmente, che verrà discusso poi successivamente il 31 maggio. Gli appuntamenti sono sempre alle 17.30, come si può vedere dalla grafica. Naturalmente poi lo direi tu meglio, Walter, ma sarà online questa trasmissione, questo percorso. Il 31 maggio, come vi dicevo, lavoreremo con la matrice SWOT, quindi punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce del problem frame, quindi quello che è uscito prima. Successivamente andiamo al 3 giugno con quella fase di costruzione dell'albero dei problemi e di identificazione del ramo nevralgico dell'albero. Poi passiamo all'11 giugno con la definizione del point of view, del punto di vista, cioè sostanzialmente chiudiamo una prima fase. Dal 3 giugno al 10 giugno ricordiamo a tutti che sarà disponibile anche un sondaggio online, quindi aperto a tutti quelli che vorranno esprimersi sui rami nevralgici dell'albero che saranno stati individuati. Quindi permettetemi l'espressione, un rimpallo tra coloro che parteciperanno direttamente al percorso Mosaic e altre persone, quindi aperto veramente a chi vuole intervenire, in modo tale da andare poi alla seconda fase,
che inizierà il 14 giugno con la definizione delle domande, le domande strategiche, le domande diciamo di inferenza che ci porteranno poi ad identificare le soluzioni. Il 24 giugno, il 28 giugno e il 1 luglio, gli ultimi tre appuntamenti dove andremo a lavorare proprio su quel canvas che ci ha mostrato Mattia Saieva pochi minuti fa, in contemporanea con l'apertura di un secondo sondaggio in cui chi vuole potrà intervenire e dare opinioni sulle tre soluzioni che avremo identificato, che avrete identificato nel frattempo, per la scuola di Arten. Quindi una grande condivisione di esperienze, un percorso condiviso verso la soluzione di un punto di domanda che ci è stato posto, che è appunto quale futuro per la scuola di Arten, e lo proporremo insieme a tutte e a tutti voi. Wow, sarà una cosa bellissima, per cui è un bel percorso strutturato, tambureggiante nei tempi, ma che porta a dei risultati fattivi, a dei risultati reali, per cui alla fine del percorso avremo tre proposte di rigenerazione, per cui sì. È interessante anche il tema dei due sondaggi aperti, quindi non solo una partecipazione dei rappresentanti, chiamiamoli così, dei community holder, degli stakeholder, dei portatori di interessi o portatori di comunità, non solo ecco di questa rappresentanza che ovviamente sarà selezionata dal Dolomiti Hub e dall'amministrazione comunale, ma ci sarà anche la possibilità in due momenti precisi di poter ingaggiare tutta la popolazione, ossia chi vorrà potrà partecipare al sondaggio che sarà fattibile attraverso un click, entreranno tutti nella piattaforma e potranno esprimere il loro parere. Ovviamente il sondaggio verrà veicolato tramite piattaforma social, sito internet, sia del Dolomiti Hub che del comune di Fonzaso, per cui sarà disponibile per tutti. Bene, siamo arrivati un po' alla conclusione ecco, del racconto del percorso. Prima di raccontare come è possibile iscriversi, quali sono i costi, eccetera, sarebbe per noi bello introdurre un personaggio per noi caro. Stiamo parlando di Giovanni Campagnoli, presidente della Fondazione Riusiamo l'Italia. Haber dai tempi remoti ci ha aiutato nella startup dell'impresa sociale che governa questi spazi, il Dolomiti Hub. C'è un'impresa sociale che si chiama Dolomiti Lab SRL, impresa sociale. Ci ha aiutato nella startup, è in trincea nel campo della rigenerazione urbana da tanti e tanti anni, riferimento per tutto il territorio italiano. Per cui, ciao Giovanni. Sei muto? Aspetta. Ciao Walter, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora Giovanni, cosa ne pensi di questo percorso? Mamma mia, tanta roba, come dicono quelli che mi chiamano zio oramai, no? Però è veramente un bel passaggio perché diventa un modo per riuscire a dire che questi processi qua possono essere misurati, producono impatto, sono necessari dati, per cui lo vedi lì anche probabilmente in un modo un po' più scientifico di come tante volte si è abituati a fare, e gli dà anche quel rigore metodologico, quella capacità di raccontare anche con uno schema, un processo, un dato ogni tanto, quelle cose che sennò rischiamo, come sappiamo bene Walter, giusto, di dire faccio cose, vedo gente, no? E però ok, ma poi dopo bene, perché ci abbiamo anche la scuola da mettere, da sistemare, no? E quindi così. Sai cosa volevo farti vedere? Una cosa, provo anch'io a vedere se riesco a condividere lo schermo. Se riesco, bene. Se invece non ci riesco, perché abbiamo visto che stasera c'è qualche problema di connessione, pazienza. Vediamo un po'. Dimmi se si vede, Walter. Si vede una cosa bianca? Eccoci qua. Si vede. Ok, perfetto. Volevo così far vedere, vediamo se si può ingrandire un po'. Ok.
Voi vedete ingrandito? Sì. Vedete già anche quella dopo o solo l'immagine? Solo l'immagine, dimmi. Siamo sulla roadmap. Ok, perfetto. Allora, così, lì se da una parte c'è il disegno del processo, chiaramente non a livelli di quelli che abbiamo visto questa sera. Così, volevo far vedere invece un esito di un processo di rigenerazione. Questo era un museo in un paesino da 1400 abitanti, dove è stato fatto, per costruire questo museo, uno di quei processi partecipativi. C'era lo spazio vuoto, si è identificato come lavorare sulla memoria in quel museo, in quello spazio, come una cosa importante. La memoria di quel comune era quella della storia del Bacco da Seta, e si è fatto proprio un processo collettivo per riempire questo museo di oggetti, memorie, anche ricordi su quello che era il Bacco da Seta. Bene, questa è l'inaugurazione e il museo è qua dentro. La cosa incredibile è che il sindaco ha inaugurato il museo con il museo già pieno di gente e di bambini, perché quando è arrivato lui, cioè la parte delle autorità che sono queste, lo spazio era già pieno. Ecco, è bello raccontare questo, che i processi di rigenerazione poi hanno questi esiti qua, che non costruiscono spazi che poi sono cattedrali nel deserto, ma sono pieni di persone che hanno davvero partecipato al percorso, per cui questa è la cosa importante. E qual è altrimenti il rischio? Che noi siamo stati abituati a modelli di sviluppo, si vede questa slide, Walter? Sì. Ok, a modelli di sviluppo dove si iniziava a costruire, questi vabbè sono un po' schemi urbani, ma valgono anche per le montagne, no? Dove tu costruisci, le persone costruisci sempre di più, poi dici, vabbè, per le persone che sono qui serve un servizio, ad esempio una scuola, un asilo, e ci costruisci il servizio. E quindi, ecco, il nostro modello di sviluppo è stato questo, no? Prima le abitazioni e poi i servizi che si ritenevano funzionali alle abitazioni. Oggi, invece, ovunque, no? Siamo davvero pieni di spazi vuoti e sta capitando l'opposto, cioè che alcuni spazi cominciano a chiudersi perché la gente va via. Si chiudono anche i servizi. L'esempio che avete raccontato voi stasera è proprio è quello, e a questo punto la chiusura dei servizi comincia a provocare altre chiusure, perché cosa ci sto a fare in un posto dove non c'è più il negozio, la posta, la banca, eccetera, eccetera. La cosa incredibile invece di questi progetti qua di rigenerazione, soprattutto nei vostri territori, è questa, che la riapertura dei servizi, che possono, chiaramente possono cambiare anche funzioni d'uso, ma parliamo comunque di servizi, riesce in qualche modo a bloccare lo spopolamento, anzi, e a, diciamo così, innovare anche forme di riabitare completamente diverse. Anche perché, se no, l'unica alternativa è questa, no? Il cartello con scritto, il fabbricato è pericolante e minaccia rovina, punto. E quindi aspettiamo che caschi. Per cui davvero, voi arrivate in questo momento qua puntuali. La cosa bella è che arrivate perché c'è Dolomiti Hub. Dolomiti Hub aggrega competenze, e ne abbiamo sentite stasera di competenze incredibili, delle persone che hanno parlato prima di me, e che voi avete radunato lì e sono pronte a mettersi al servizio del territorio. E quindi possono anche contribuire davvero a costruire bene comune su questo territorio qui. Che se non ci fosse stato Dolomiti Hub, che forse no, ha un anno di vita, poco più, nel periodo più difficile della storia d'Italia, ricordiamocelo, dal dopoguerra almeno, ecco, fate delle cose straordinarie. E questo è già un esempio. Altra cosa è questa. Quante volte ho visto situazioni del genere? Perché non si è intervenuti? Cioè si è lasciati passare quel punto di non ritorno, no? Che ha causato il passare del tempo, causa una svalutazione da degrado, da vandalismo, da agenti atmosferici, da tanto dal passare del tempo che non non procura interventi, aumento di tassazione, e se si arriva qua e non si interviene, il riuso, la rigenerazione sono, no, modalità per ridare valore alle cose, passa il punto di non ritorno, cade tutto e si va davvero in rovina. Il bello della rigenerazione è Walter Moretto, è questo qua che parla, ma non è solo Walter Moretto, cioè, ecco, ricordarci anche questo, che c'è tutta questa parte che abbiamo visto prima, ma c'è anche questo, cioè, perché il bello della rigenerazione è anche queste relazioni che si sviluppano grazie al fatto che partono questi percorsi, no? Che richiedono magari tempo, energie, mal di pancia allo sproposito, ma che davvero riescono a creare questi momenti un po' informali, un po' progettuali, che però
ti permettono davvero di fare ogni tanto un passaggio avanti, e questo è il momento, no, dove di fatto si decide che Dolomidi App deve nascere, no? E poi magari si dice chi fa che cosa, quando ci rivediamo sporchiamoci le mani e via. Ultimissima cosa che sta capitando, e l'avete già sottolineato, io curo questa rubrica qua per la rivista Millionaire, e abbiamo fatto un bellissimo articolo sulla rinascita dei borghi, no? Perché un po' il pensiero di fondo è questo qua: oggi non è necessario per sopravvivere spostarsi nelle grandi città, possiamo rimanere in contatto con il mondo intero ovunque ci troviamo. Ecco, è un po' questo, dove la qualità della vita è la qualità delle relazioni che si hanno, non è soltanto abitare in città, no? Pensando che la qualità dei servizi equivalga alla qualità della vita, no? Fare lavorare in un posto come quella scuola lì è fantastico, studiare, approfondire, fermarsi un attimo, per cui penso che qualunque delle idee sarà selezionata e individuata sarà sicuramente interessante per quello che potrà capitare lì. Per cui, bene, una bella cosa state facendo, Walter. Complimenti. Avanti. Allora, noi a Giovanni l'abbiamo chiesto, non ha ancora risposto, perché ha detto sono pieno di cose, non so se ce la faccio, ma ci metto tutto il mio impegno. Ma potrebbe anche accadere che Giovanni Campagnoli faccia parte del gruppo Dolomiti Hub e affronti insieme a tutti noi la prima fase. Per cui Giovanni, noi ce l'auguriamo che tu ci sia, se non ci sei ci sarai comunque con l'animo, su questo non c'è dubbio. Con l'animo di sicuro. Per cui, insomma, speriamo di vederti insieme a noi nella prima parte del percorso riservata al Dolomiti Hub e ovviamente a chi vorrà iscriversi al laboratorio. Noi ti ringraziamo del tuo intervento, che come al solito è illuminante. Grazie a voi, ciao, e se avete bisogno sentiamoci. Sai Walter che è un po' incasinato la mia vita in questo momento, ma lavorare con voi è sempre bello e appassionante. Ciao a tutti, ciao a tutte. Grazie mille. Che poi io non so dove abbia beccato quella foto. Quella foto sembra mai per storia, in realtà era un anno fa, erano proprio gli albori del Dolomiti Hub, erano le prime riunioni. Ok, allora Giulio, io farei entrare anche Mattia. Per il gran finale, quindi. Ah, anche Luca, facciamo entrare tutti. Nicola si è sconnesso. Ok, rimaniamo noi quattro. Perché io vorrei rapidissimamente dire che la partecipazione al laboratorio è libera, c'è un piccolo contributo da versare simbolico di 60 euro per, come importo intero e 50 euro come importo ridotto per gli studenti. L'iscrizione è possibile farla all'interno del nostro sito, vi è in home page il pulsante che rimanda direttamente alla pagina dedicata alle iscrizioni. Nonché all'interno del menu, cioè il menu che c'è nel nostro sito, c'è proprio un menu apposito chiamato Laboratorio Rigenerazione Urbana, per cui è facilmente accessibile. Vi è un po' la sintesi di tutto quello che abbiamo detto stasera, per cui chi vuole andare a vedere nel dettaglio può vederlo lì. In fondo alla pagina, ecco, ci sono i bottoni per potersi iscrivere e poter versare il contributo. Oltre a questo, lo dico, insomma, alla fine ci sarà anche una clip di chiusura in cui c'è tutto il percorso proprio mappato con la registrazione dello schermo, per cui anche da lì, se seguite fino alla fine la diretta, ci sarà proprio l'indicazione passo passo su come fare ad iscriversi o partecipare. Le competenze necessarie, come abbiamo detto prima, sono limitate, ecco, ad una visione strategica. Tutto il resto sarà accompagnato dalla piattaforma e dalle competenze e l'umanità e la sapienza di Giulio Mattiazzi. E dimmi che è la prima volta che qualcuno ti dice che sei sapiente, è un termine quasi in disuso, Giulio. Per cui... Ok. Sapienza popolare. Sapienza popolare, com'è che ti eri chiamato? Tu hai detto che sei un accademico da strada. Accademico di strada, no, da strada, di strada. A volte la preposizione articolata fa brutti scherzi. Certo. Ok, allora ci sono un po' di domande. Allora, se prima magari leggerei alcuni commenti, c'è Deborah Nicoletto che dice che siamo super, Nicola Marcon che ci saluta, ciao Nicola,
Poi c'è Cinzia Gallina, che è una delle architette Haber che parteciperanno al percorso di supporto, che dice la rigenerazione urbana prima di tutto il fatto relazionale. Poi Alessandro Caputo, complimenti, bella iniziativa. Alessandra Bennacchio, che saluta. Paolo Campagnano, sempre sguardo oltre, Paolo. Debbi, che comincia a denunciare tutti gli Haber coinvolti. Poi c'è Silvia Pagliarin, che pone un po' di domande che non so se Luca o Mattia vogliono affrontare. Le metto qui. La prima domanda, in teoria la risposta è che basta partecipare al 70% del percorso per ottenere l'attestato. Quindi alla prima abbiamo risposto. La seconda, se lavoreremo in gruppi o individualmente, sia in gruppo che individualmente, diciamo. Chi è la cittadinanza? Chi, quante persone, sempre le stesse, cambieranno? Diciamo che ci sarà un nucleo di persone che parteciperà a tutte le fasi del processo, e invece il processo verrà aperto anche a un numero anche all'esterno, solo in alcune parti del processo, quindi diciamo che è un po' variabile in questo caso. Quindi ovviamente il numero di partecipanti precisi al percorso chiedo a Walter conferma del numero preciso, però sono sicuro che c'è un gruppo fisso e dei punti in cui verrà aperto il processo, ecco. Sì, allora sulla prima fase, quella interna dell'Omiti Hub, ci saranno un buon numero di Haber e poi tutti i partecipanti. In questa prima fase il numero è variabile, non c'è un grande limite, è chiaro che non potremo essere in 100, però non è un grande problema gestire molte persone, perché sarà una fase immersiva facilmente gestibile da questo punto di vista. Invece nella seconda parte del Mosaic, il gruppo auspicato è di 20 persone, poi se ce ne sono di più, specialmente se sono persone che si sono iscritte e quindi partecipano alla prima fase più alla seconda fase, andiamo comunque a gestire tutto, è chiaro che ci sarà una forte rappresentanza dei portatori di comunità del territorio, perché è importante questo, è importante che ci sia questa forma di rappresentanza, perché emergano veramente i problemi e le soluzioni reali per il territorio. Il nostro auspicio è che con la partecipazione di soggetti esterni, che quindi partecipano in forma di laboratorio, si abbiano anche quelle visioni che vanno oltre la territorialità, e quindi mischiare ancora di più le carte, portare ancora più carne al fuoco, guardare ancora oltre, non puntare al dito ma non guardare il dito mentre non puntare al dito mentre si guarda la luna, ma guardare effettivamente la luna. Per cui ci sarà questa forma di dinamica. Se posso, rispetto alla cittadinanza, chi è la cittadinanza? Questo probabilmente è uno degli indicatori da calcolare rispetto al dataset, nel senso che noi dobbiamo andare a rigenerare una scuola per creare servizi all'interno di questo nuovo immobile. Chi è la cittadinanza? Ragioniamo su una logica d'area vasta, oppure ragioniamo sui servizi che possono servire una popolazione che copre le 2000 persone? Questo è un grande tema, per cui questo verrà affrontato, calato anche nel nostro contesto. Noi siamo in una valle di incrocio viario importante, però comunque una valle, per cui abbiamo dinamiche particolari che vanno tutte affrontate nell'analisi del contesto territoriale, che faremo da subito nel primo evento della fase 1. C'è ancora Sofia che fa una domanda. Il lavoro che fate e il corso mi paiono molto ben fatti, ma io sono abbastanza critica verso questi approcci. Se mi scrivo, accettate anche rompipalle? Questa è una bella domanda. Ma certo che li vogliamo, non aspettiamo altro, a dire la verità. Insomma, qualsiasi critica che ci arriva o spunto per noi sarà fondamentale. Quindi Sofia puoi venire senza problemi. Bene, Nicola sei tornato? No. Vediamo, forse c'è Nicola. Eccolo qua. Chiamiamo anche Nicola.
Ciao Nicola, sei muto, non ti sentiamo, comunque era giusto per i saluti finali. Stavo dicendo che grazie a chi ha risposto a quest'ultima richiesta, guai essere noi le persone silenti. Esatto. Giusto. Esatto. Le critiche costruttive sono quelle più interessanti. Abbiamo fatto entrare anche Giovanni, così facciamo un saluto collettivo. Purtroppo Paolo Campagnano si è già scollegato. Posso dire un'ultima cosa, Walter? Certo. Volevo dire che saremo così bravi, ma così bravi, che al webinar conclusivo ci saranno solo donne per compensare questa giornata così un po', diciamo, da club calcistico. Vecchio stampo, infatti, questo è un grande limite. Promessa, promessa, facciamo tutti e ce l'ha. Assolutamente. Bene, quindi vi invitiamo a guardare anche la clip di chiusura che adesso facciamo partire per vedere un po' qual è il percorso per andare ad iscriversi e candidarsi al laboratorio. Vi ringraziamo di averci seguito. Ci dispiace se ci sono stati dei problemi tecnici, purtroppo. Non dipendono da noi, comunque ce l'abbiamo messa tutta, siamo riusciti comunque a portare a casa il webinar. Se comunque vi mettiamo qui anche il sito internet per andare a vedere tutto quello che facciamo e trovare tutti i dettagli rispetto al laboratorio, www.dolomiti.it. Se avete delle domande oltre a quelle che sono pervenute, c'è comunque attiva la nostra mail info@dolomiti.it, per cui potete scrivere quando volete. E ci vediamo al corso, al laboratorio. Assolutamente. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Buona serata.